i procuratori della Repubblica. La Corte. Prego. Si procede alla Costituzione. E allora, si dà atto che sono presenti tutti gli imputati detenuti, ad eccezione di quelli che hanno fatto pervenire dichiarazione di rinunzia. Degli imputati a piede libero e di quelli agli arresti domiciliari risultano presenti Adelfio Mario, Battaglia Giuseppe, Battaglia Antonino, Camporeale Antonino, Chiaracane Salvatore, Fiorenza Vincenzo, Gelardi Mario, Locascio Giovanni, Loiacono Andrea, Marchese Rosario, Pace Giuseppe, Rancadore Domenico, Rancadore Giuseppe, Saccone Orazio, Savoca Salvatore, Scalia Giuseppe, Scavone Gaetano, Spadaro Antonino, Spadaro Giuseppe, Spina Raffaele, Tagliavia Pietro, Vitamia Paolo. Gli imputati tutti sono difesi come da elenco allegato, ad eccezione degli imputati, tutti gli altri imputati cui i difensori di fiducia o i loro sostituti risultano oggi assenti. E sono fidanzati Carlo, fidanzati Giuseppe, Ercolano Salvatore, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Cristaldi Salvatore, Ferrera Giuseppe, Ricciardello Giuseppe, Trapani Nicolò, Perina Giovanni, Rancadore Giuseppe, Listro Giovanni, Lombardo Sebastiano, Arcoleo Vincenzo, Mazzara Gaetano, Calamia Giuseppe, Massa Giuseppe, Bellia Giuseppe, Gariffo Carmelo, Inchiappa Giovan Battista, Leggio Francesco Paolo, Leggio Giuseppe, Leggio Leo Luca, Leggio Salvatore, Martello Biagio, Martello Mario, Provenzano Salvatore, Rina Giacomo, Minesi Michele, Ferrera Antonino, Zanca Emanuele, Battaglia Antonino, De Simone Antonino, Schiavo Carlo, Vernengo Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Calamia Giuseppe, Ercoleo Vincenzo, Catalano Onofrio, Chimera Vittorio, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gaetano, Enea Antonino, Gariffo Carmelo, Loverde Giovanni, Marchese Mario, Messina Edoardo, Provenzano Salvatore, Randazzo Salvatore, Rizzuto Salvatore, Teresi Francesco, Profeta Salvatore, Abate Giovanni, Abate Giuseppe, Greco Giuseppe, Salvo Ignazio, Bertolino Giuseppe, Fiorenza Vincenzo, Madonia Francesco, Brullo Vito, Campanella Calogero, Cristaldi Venerando, Maugeri Nicolò, Grado Giacomo, Pullarà Ignazio, Alioto Gioacchino, Baldi Giuseppe, Castiglione Girolamo, Di Peri Pietro, Faia Salvatore, Lucchese Giuseppe, Minardo Giovanni, Senapa Pietro, Giuliano Salvatore, Labruzzo Mario, Spadaro Giuseppe, Filippone Gaetano, Umberto, Salerno Luigi, Giustolisi Antonietta, Ienna Michele, Ienna Salvatore, Massa Giuseppe, Pilo Giovanni, Visconti Ludovico, Visconti Pietro, Buffa Francesco, Buffa Vincenzo, Di Salvo Nicolò, Giuliano Salvatore, Ignoto Francesco, Lupo Giuseppe, Marchese Filippo, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Presti Filippo Giovanni, Presti Filippo Giovanni, Presti Filippo Giuseppe e
Giuseppe Francesco, Presti Filippo Mario Giovanni, Presti Filippo Salvatore, Presti Filippo Santo, Rapisarda Giovanni, Russo Domenico, Tinirello Antonino, Tinirello Benedetto, Tinirello Giuseppe, Tinirello Lorenzo, Tinirello Lorenzo, Tinirello Michelangelo, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe, Zanca Giovanni, Zanca Pietro e Zanca Salvatore. Spadaro Antonino, Spadaro Tommaso, Cristaldi Venerando. Grado Giacomo. Altadonna Francesco Salvatore, Argano Filippo, Argano Gaspare, Bonanno Luca, Calista Gaetano, Castellana Giuseppe, Cirimina Salvatore, Clemente Antonino Maria, Di Carlo Giulio, Di Stefano Giovanni, Filippone Gaetano Umberto, Finazio Emanuele, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Giuseppe Greco Michele, Ignoto Francesco, Lomeo Costantino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Picone Giusto, Pilo Giovanni, Puccio Antonino, Riccobono Rosario, Sciarabba Calcedonio, Tinirello Benedetto, Viola Giuseppe, Vitamia Paolo, Fidanzati Carlo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Gaetano, Matranga Giovanni, Calista Gaetano, Loiacono Giovanni, Procida Salvatore, Colizzi Anna, Faraone Nicola, Santa Paola Benedetto, Spadaro Benedetto, La Rosa Antonino, Buscemi Salvatore, Spadaro Francesco, Tinirello Giuseppe, Zanca Giovanni, Gammino Gioacchino, Di Fresco Onofrio, Di Giacomo Giovanni, Ingrassia Andrea, Ingrassia Ignazio, Marino Magnoia Francesco, Pullarà Giovan Battista, Randazzo Salvatore, Vernengo Luigi, Vernengo Sichelli Antonio, Mangano Giuseppe, Ianni Anna, Abate Giovanni, Abate Giuseppe, Guttadauro Giuseppe, Magliozzo Vittorio, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Puccio Vincenzo, Lucchese Giuseppe, Argano Filippo, Argano Gaspare, Visconti Ludovico, Visconti Pietro, Bonura Francesco, Carollo Gaetano, Casella Giuseppe, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, D'Angelo Giuseppe, David Giuseppe, Di Carlo Giulio, Fidanzati Stefano, Gaeta Giuseppe, Gambino Giuseppe, Gelardi Mario, Giacalone Filippo, Greco Ignazio, Lavardera Pietro, Lucchese Antonino, Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore, Maniscalco Salvatore, Marchese Antonino, Marchese Giuseppe, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Marchese Vincenzo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Raccuglia Cosimo, Rotolo Antonino, Sansone Rosario, Scavone Gaetano, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco, Spadaro Francesco, Spadaro Giuseppe, Spadaro Vincenzo, Spina Raffaele, Tagliavia Pietro, Trapani Nicolò. Casella Antonino, Graviano Benedetto, Graziano Salvatore, Grazioli Sergio, Mutolo Giovanni, Rancatore Domenico, Finazzo Giuseppe, Savoca Salvatore, Teresi Carlo, Adelfio Giovanni, Di Trapani Giovan Battista, Condorelli Domenico, Milano Salvatore, Mutolo Giovanni, Nicoletti Vincenzo, Profeta Salvatore, De Caro Carlo, Abate Mario, Lombardo Sebastiano, Scalia Giuseppe, Ulizzi Giuseppe, Mangano Giuseppe, Spataro Benedetto, Gallea Bruno Maurizio, Nicosia Carmelo, Bronzini Alessandro, Brusca Giovanni, Croce Alfredo, Croce Domenico, Mineo Antonino, Presti Filippo Giovanni, Presti Filippo Giuseppe Francesco, Presti Filippo Salvatore, Amato Federico, Azzoli Rodolfo Angelo, Lipari Giuseppe, Lupo Faro Maria, Locascio Gaspare, Arancatore Domenico, Arancatore Giuseppe, Saccone Orazio, Alioto Gioacchino, Castiglione Girolamo, Mannino Angelo, Minardo Giovanni, Greco Leonardo, La Molinara Guerino, Mineo Antonino, Savoca Carmelo, Brusca Bernardo, Graziano Salvatore, Di Pace Giovanni, Lucchese Antonino, Ferrara Francesco, Croce Giorgio, Schiavo Carlo, Savoca Giuseppe, Buffa Vincenzo, Di Pasquale Giovanni, Lombardo Giovanni, Mistretta Filippo, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Romano Pietro, Teresi Carlo, Teresi Giovanni. Il Presidente nomina l'Avvocato Francesco Vassallo per gli imputati, Devardo Lorenzo, Durante Samuele,
Gerokunas Dimitrios, greco Nicolò, greco Salvatore, Karakostantis Dimitrios, Inserillo Santo, Lam Sing Choi, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Provenzano Bernardo, Sardina Mercurio, Testa Vittorio, Venturis Ioannis, Vitale Viatla Gregorio, Galeazzo Giuseppe, Iaccarino Franco, Ianni Giacinto, Scaglione Salvatore, Geogulis Garalampos. Nomina l'avvocato Polizzi, difensore d'ufficio per Calzetta Stefano, Contorno Salvatore, Dattilo Sebastiano, De Riz Pietro Luigi, Gasparini Francesco, Cobba Kim, Sinagra Vincenzo. Nomina l'avvocato Gian Porcaro, difensore d'ufficio per Alberti Gerlando, Amato Baldassare, Bagarella Calogero, Castillo Gian Vittorio, Catalano Salvatore, Certo Francesco, Chao Win Kang, Contorno Antonino. Allora, i difensori di parti civili sono presenti: l'avvocato Marci, l'avvocato Chinnici, l'avvocato Emilio, l'avvocato Michele Costa, l'avvocato Giuseppe Spagnolo, l'avvocatessa Nadia Lecci, l'avvocatessa Rosa Maria Giannone, l'avvocato Emanuele Limuti, l'avvocatessa Carla Garofalo. Dell'avvocatura sono presenti l'avvocato Mancuso, l'avvocato Dell'Aira, l'avvocato Bucalo e l'avvocato Arnone, Alfredo Galasso, l'avvocato Mario Serio. Si dichiara la contumacia di Faldetta Luigi, Insinna Loreto, Labruzzo Mario, Rizza Salvatore, Vara Ciro. Presidente, abbiamo finito. C'è la 16. Sì, dia il microfono, c'è la 16. Buongiorno signor Presidente, buongiorno signore della Corte. Io sono Randazzo, signor Presidente. Sì. Per lamentarmi di una cosa, signor Presidente. Giorni fa ebbi a dirle che ci lamentavamo per il vitto che ci passano qui in tribunale. La prego, signor Presidente, se potrebbe fare qualche cosa affinché migliori questo vitto, perché ci danno un panino col prosciutto. Lei capirà bene, signor Presidente, ora andiamo incontro ad una temperatura più calda. Se è prosciutto si può chiamare. Poi ci danno un panino con la mozzarella. Sappiamo benissimo che la mozzarella contiene acqua. Quest'acqua se la inzuppa tutto il pane e diventa immangiabile. Poi ci danno una busta d'acqua. Busta d'acqua che non ci è consentita poter tenere in cella. Io, signor Presidente, avanzo le mie perplessità dover lasciare una busta d'acqua mia personale fuori dalla cella. Perciò, signor Presidente, ci affidiamo al suo buonsenso e alla sua cortesia, signor Presidente. Andrea, io credevo di averla migliorata la situazione col mio intervento. Ma non si è visto niente, signor Presidente, non abbiamo visto nessuna miglioria. Perché dipende. Poi mi scusi un attimo, signor sì. Presidente, tenga presente che c'è gente ammalata di stomaco, c'è gente che per protesi, per mancanza di denti non può masticare, c'è gente sofferente, insomma, che ci mette in condizione di poter vivere dignitosamente, signor Presidente. La questione delle buste è perché poi anche le celle rimangono purtroppo molto sporche e bisognerebbe cercare di evitare di sporcarle in modo, perché poi la... Potrebbero mettere qualche cestino, signor Presidente, non costa niente, con tutto quello che si è speso e con tutto quello che si spenderà penso che non basti mica niente, signor Presidente. Vabbè, vedremo quello che possiamo fare. La ringrazio, signor Presidente. Scusate. Allora,
Ora riprendiamo l'interrogatorio. Che si attivi il microfono del giudice Alatene. Continuando quello che abbiamo interrotto ieri, vorremmo continuare a esaminare alcuni nomi per vedere un po' cosa ci sa dire su questi nomi. Di Gaeta Giuseppe lei ha detto che non l'ha mai conosciuto e ha già riferito sì. Il suo equivoco nel nome, citarlo come Gallo. E quale famiglia, di quale famiglia fa parte? Di Termini Imerese, rappresentante. E lei non l'ha mai conosciuto? No. Che fa parte della famiglia Termini Imerese, l'ha saputo in relazione a quell'episodio che ha riferito? Di mio nipote. Di sua nipote. Per quanto riguarda Mineo Antonino, o Antonio meglio, come è stato fatto precisare all'udienza, cosa ci sa dire? Era rappresentante di bagheria. Fino a che anno? Fino a che anno non posso dirlo. Comunque negli anni 50 era rappresentante di bagheria. E il fatto che un personaggio, uomo d'onore, poi non continui a fare il rappresentante ha un qualche significato, cioè viene messo nella fattispecie da parte, di questa persona per l'età. È da addebitare solo all'età. All'età. E quindi non sa collocare nell'arco del tempo quando effettivamente è stato sostituito nella. Beh, quando sono successi tu che hai fatto nel 1963, anche lui si disintegrò insieme a tutti gli altri. Nella ricostituzione io credo che lui non sia stato richiamato per rifare nuovamente la famiglia lui e quindi fosse affidata ad altri. Si ricorda chi è successo come capo della famiglia? Come? Si ricorda a chi è successo, cioè venne dopo chi come capo? Prima di questo Mineo c'era un altro capo della famiglia di Magheria? Che io ricordo no. Va bene. Per la famiglia di Bagheria le uniche notizie che le ha fornito quindi sono quelle di un attuale rappresentante identificato in Giovanni Scaduto con quei limiti che ha detto lei. Con quei lei. Limiti che ho detto io. Vabbè. Così pure per quanto riguarda la famiglia di Villabate ha chiarito il passaggio per Salvatore Montalto. Di Montalto da un dalla famiglia di Inserillo a Villabate. Senta, della famiglia di Santa Maria di Gesù, abbiamo già detto di Pietro lo Iacono e di Pullarà con quella accezione così ampia. Reggenza. Per la reggenza. Dico, dei Pullarà, siccome è un punto su cui insisto, perché per la genericità dell'indicazione del nome, i Pullarà sono tanti. Quindi lei non è in grado di precisare alcunché? No, non no. Sono in grado di chiedere. Lei Giovanni Bontade l'ha conosciuto? No. Quindi personalmente non l'ha mai visto? Non l'ho mai visto perché in rispetto all'età, quando lui era bambino, anche se io ero amico del padre, avrò forse visto Giovanni Bontade, bambino, se lo vedo adesso può darsi, molto probabilmente non lo conosco. Allora tutto quello che è riferito di Giovanni Bontade l'ha saputo dal fratello? Dal fratello. O dagli altri successivamente? Beh, la massima parte dal fratello. E di Teresi Girolamo, di Franco Giuseppe, Federico Salvatore, Federico Angelo, di questi sa qualcosa? Questo l'ho conosciuto personalmente, Teresi Girolamo. Teresi Girolamo l'ha conosciuto personalmente? Sì. E fuori e dentro il carcere. Sì.
E che funzione aveva nell'ambito? Non so, che famiglia faceva parte? Stefano Bontani, sì. Santa Maria di Gesù. Era vice capo di Stefano Bontà. E sa che cosa gli era successo? Imprenditore edile. Sì. E sa se è ancora vivo? No, non è vivo. E cosa sa della sua eventuale morte? Io so che lui insieme ad altre tre persone si è recato un appuntamento per fare dei conteggi e che da quell'appuntamento non è più tornato. Anzi, dovevo andarci insieme quell'Emanuele D'Agostino. Emanuele D'Agostino non ha voluto andare, dicendo che quella era un trabocchetto per non tornare più. E in effetti è stato così allora? E in effetti non sono più tornati. E si ricorda assieme a Teresi Girolamo chi erano gli altri? Federico, credo, due fratelli, Federico, un altro che vendeva frutta, che sembra che accompagnasse sempre Girolamo Teresi, non ricordo il nome in questo momento. E di Teresi Pietro invece cosa sa? Teresi Pietro. Non ricordo. Questo momento. E contorno Salvatore? Contorno Salvatore faceva parte della famiglia anche di Santa Maria Gesù. Aveva qualche funzione o era un... Era un soldato. Soldato. Che attività... Lei l'ha conosciuto... L'ho conosciuto bambino, l'ho visto in carcere da grande, qui a Lucerdone. Sempre nel periodo del 73-77. E sapeva che era un uomo d'onore? Sì. C'è un soprannome? Sì, Coriolano. Coriolano? Coriolano della Floresta, sì. A che cosa è dovuto questo soprannome, lo sa? Non lo so. E dei fratelli Grado che cosa ci può dire? Io ho conosciuto uno qui in carcere sempre, 73-77. Non posso. Per me questo Grado per esempio era uno insignificante, anche perché si metteva. So che era stato espulso da Stefano Bontadi perché aveva una donna che era sposata con un altro e che aveva avuto un figlio. Comunque che era nella famiglia di Stefano Bontani. E lei ha detto che era stato espulso, sa dirci quando era stato espulso o questo provvedimento quando era stato preso? Quando era in carcere era espulso, non so in che epoca lui era stato espulso. Si trattava di un'espulsione temporanea o di un'espulsione definitiva, se lo sa? Correggo, non ho conosciuto il Grado dal 73 al 77, l'ho conosciuto in uno dei viaggi che ho affrontato da Cuneo a Palermo, perché avevo dei processi qua a Palermo, quindi molto probabilmente sarà stato nel 79. Ripeto la domanda, sì. Sa se è un'espulsione temporanea o definitiva? Credo definitiva, perché nella Cosa Nostra non si ammette che si possa prendere la donna di un altro sposato. Quindi dal 79, cioè da quando lei l'ha visto, credo Gaetano non dovrebbe più far parte di Cosa Nostra. Indubbiamente sì. Di altri fratelli dei Grado sa qualcosa? No, non li conosco, ne so che fanno parte. Sì, sono. Lei ha parlato pure di tutti i Vernengo, sì. E siccome noi di Vernengo abbiamo Antonino, Cosimo, Giuseppe nato nel 35, Giuseppe nato nel 40, Luigi, Pietro, Ruggero, lei capisce che un'indicazione così, quando lei ha indicato con
tutti i Vernengo che fanno parte della famiglia, quale ci dica lei? Di Santa Maria Gesù, ma questo mi è stato detto da Bontade. Precisazione, quale o lei come si chiamano, io non lo lei so. Ha detto ieri che ha riconosciuto fotograficamente solo Pietro. Il Pietro, sì. E di questi Vernengo, quindi lei sa soltanto per averlo riferito da Stefano Bontade che era il suo rappresentante, che tutti Vernengo, tutti i fratelli Vernengo facessero parte della famiglia di Santa Maria Gesù. E sa se qualcuno di essi avesse qualche, non so, qualche nome, soprannome, eh? Il dottore, sì. Ma l'ho sentito così come come per il fatto di essere uomini d'onore appartenente alla famiglia di ci dicevano il dottore, perché era uno specialista nella tramutazione della morfina base all'eroina, solo per questo, non perché fosse dottore veramente, ma non conosco il nome. Non sa chi è questo dottore? Non so chi è. Quindi ma sa... non è Pietro Vernengo, ma sa... è uno dei Vernengo, ma non so chi. Ho capito. Marino Mannoia Francesco? Non so chi è. Non sa chi, né a quale famiglia appartenga? No. Senta, ma i Vernengo, Giovanni Bontade, Pullarà e lo Iacono, sì, sono gli unici sopravvissuti dell'ora della famiglia di Santa Maria di Gesù, o lei ne conosce altri? In questo momento non mi ricordo, ma ce ne sono altri che sono sopravvissuti e che vivono. E come mai questi sono sopravvissuti? Non sono perdenti. Non sono perdenti. Ma non sono perdenti perché c'era un accordo preventivo, o perché una volta accaduta l'uccisione del capo si sono schierati con l'altro lato? Indubbiamente. Io non posso parlare per la prima ipotesi che fa lei, però per la seconda ipotesi sono certo, perché chi si schiera a favore del capo morto sarebbe morto senz'altro anche lui. Accondiscendendo alla morte del capo, senz'altro si sono schierati dalla parte di chi ha emesso questa sentenza. Allora bisognerebbe presupporre che gli altri che sono stati fatti scomparire avevano manifestato delle intenzioni di reazione. Possibilmente sì. Dico possibilmente perché non lo so. Senta, di Francesco Sorci e di Antonino Sorci cosa ci può dire? Francesco Sorci era cugino di Nuno Sorci, l'abbiamo già detto, ed era nella prima commissione capomandamento di Nino Sorci. Posso dire che era il rappresentante della famiglia di Villagrazia. Sa che se sono ancora vivi questi? Io so che sono morti tutti e due, perlomeno così ho letto. Ha letto questo? Non l'ha saputo questo? No, non l'ho saputo. Quindi è una notizia appresa dai giornali? Pubblica. Antonino Rotolo? Non lo conosco. Sa se ha qualche soprannome? So che si faceva chiamare Roberto, ma le notizie di suo Antonino Rotolo li ho un po' qua in carcere, essendo assieme a Francesco Scrima e un po' anche da Stefano Bontade. A quale famiglia apparteneva? Pagliarelli. Antonino Rotolo, secondo quello, ha preso qualche posto particolare nell'ambito? Riferitomi da Bontade, aveva preso il posto di rappresentante nella famiglia di Pagliarelli. Rappresentante della famiglia di Pagliarelli. Sostituendo chi? Sostituendo un tale
Non lo ricordo in questo momento, so che è un uomo vecchio. E questo rappresenta... Motisi. E questo quindi sostituito per anzianità, diciamo? No, credo che sia morto di morte naturale questo Motisi. Okay. E questo Motisi aveva qualche carica particolare? Era nella commissione, il Motisi, nella vecchia commissione. E quindi era un capomandamento? Capomandamento, sì. Allora dovremmo pensare che Antonino Rotolo non ha sostituito Motisi come capomandamento? Non lo era. No? No, perché che io sappia adesso chi è nella commissione è un altro Motisi, parente di quel Motisi. Antonino Rotolo non è andato in commissione perché era inviso a Stefano Pontati, perché sembra che l'Antonino Rotolo, non so se è vero, avesse un parente, un cognato vigile urbano, e quindi questo era un neo nella carriera di Rotolo. Figuriamoci se avesse avuto parente un magistrato, dico, sarebbe stato terribile. Non sarebbe stato possibile. Quindi questa è una regola, cioè una regola che non viene rispettata nell'ambito della... Viene rispettato, ma come in tutte le cose, anche nella legge ci sono le norme, ma poi ci sono le eccezioni. Allora, Mineo VII lo conosce? Mineo VII l'ho conosciuto in carcere. E a quale famiglia appartiene? Pagliarelli. La stessa di Antonino Rotolo? La stessa di Antonino Rotolo. Esisteva una famiglia di Bocca di Falco? Sì. Esiste tuttora? Credo che sia stata incorporata con Passo di Rigano. Con? Passo di Rigano. E ne conosceva qualche appartenente? Qualche... Sì, Vittorio e Salvatore Manno, che faceva parte della vecchia commissione. Deceduto per morte naturale? Per morte naturale, prima del 63. E la famiglia Corso Calatafimi, visto che siamo nella zona, cosa ci può dire? Non so se esiste ancora la famiglia di Corso Calatafimi. Prima del 63 il rappresentante era... non ricordo il nome, era una persona che commerciava in agrumi, di Girolamo. Aveva anche dei parenti nella stessa famiglia che si chiamassero Di Girolamo come lui. Ho capito. E Pino Greco Scarpazzetta, di cui ha tanto parlato, l'ha mai conosciuto? No. Quindi non sa che... Neanche fisicamente. Fisicamente che cos'è. Allora, tutto quello che sa di Pino Greco l'ha avuto sempre riferito? Tutto. Non ho una conoscenza personale. Sempre dalle varie, dalle fonti. Quindi anche della sua qualità di capo della famiglia. Di quale famiglia? Ciaculli. Io non lo conoscevo. Dico, anche della sua qualità di capo lei l'ha saputo. È entrato in commissione? No, ma so che è una persona che prende tutti gli appuntamenti per la commissione, quindi virtualmente nella commissione, anche senza la nomina effettiva della commissione. Sarebbe un'eccezione, come parlavamo poco fa, che prima non esisteva. Due persone della stessa famiglia in commissione era impossibile. E l'altra persona chi sarebbe? Michele Greco. E Giovannello Greco lei l'ha mai conosciuto? No. Fa parte della famiglia di Ciaculli. Famiglia di Ciaculli, ma non ne ha sentito conosco. Parlare? Ne ho sentito parlare. E quindi tutte le vicende che ha narrato del suo tentativo di espatrio... Erano delle cose che parlavo con Salamone. Espatrio non riuscito, non sono arrivati mai in Brasile.
Beh, lo sappiamo soltanto di Pietro Marchese e di Spica. No, ma in Brasile io non l'ho visto, il giovane Lorenzo. Neanche successivamente? Neanche successivamente. Senta, faceva parte della famiglia di Ciapulli pure Greco, Giovanello Greco? Sì. E come si spiega questa persecuzione nei confronti di Giovanello Greco, se faceva parte della famiglia di Greco Michele? Ritengo che era molto intimo a inserirlo. Solo così si può spiegare. Non c'è un'altra spiegazione. Ecco, ho fatto stesso di consentire al Salamone, su invito di Salamone, a dirglielo portalo via, portatelo che non torni più a Palermo. Può essere specifico il fatto che in seguito all'amicizia che lo poteva legare a Salvatore inserirlo, perché se fosse stata una punizione non avrebbe dovuto intervenire Salamone. Si risolveva nell'ambito della famiglia. Della famiglia, sì. Senta, lei ha dichiarato di aver riconosciuto fotograficamente Presti Filippo Giovanni, detto Vannuzzu. Di Santa Zita, sì. Di Santa Zita. Però dei figli non sa nulla. No. Ripetiamo la domanda e ripeta la risposta. Un momento, aspettiamo un attimo. C'era l'avvocato Mattei, che aveva interesse a una domanda, quindi la vuole ripetuta. Mi pareva scorretto. Bisognava ripetere la domanda e la risposta per evitare che ci fosse stata coperta la possibilità di una sovrapposizione di voci. La domanda... L'interesse l'aveva l'avvocato Maffei. Sì, ma noi la possiamo rifare nell'interesse generale della giustizia. Presti Filippo Giovanni, detto Vannuzzo di Santa Zita, lei l'ha indicato come facente parte della famiglia di Ciaculli e l'ha conosciuto personalmente e l'ha riconosciuto in fotografia. La domanda riguardava i figli di questo Presti Filippo Giovanni. Lei li conosce? No. Ne ha mai sentito parlare? No. Quindi non sa assolutamente, no, assolutamente nulla. Nulla sui figli. Di Puccio Vincenzo cosa sa? Non lo conosco. So che appartiene alla famiglia di Ciaculli. So che ha partecipato all'omicidio del capitano Basile, non so altro. Da chi l'ha saputo questo? Da Stefano Bontati. Senta, Greco Salvatore, il senatore, Greco Salvatore, l'ingegnere, lei li ha conosciuti? Sì. Ci può mettere un po' d'ordine con tutti questi Greco nelle parentele o nelle eventuali affinità? Se lei ne ha conoscenza, chiaramente. Cioè, Greco Salvatore, il senatore... Per mia conoscenza è questa. Greco Salvatore, senatore. Con Greco Salvatore, l'ingegnere, non sono parenti. Mentre Greco Salvatore, senatore, con Greco Salvatore Ciaschitello, sono cugini. Cioè figli di fratello e sorella. Greco Salvatore Ciaschitello è cugino dell'ingegnere
perché figli di fratelli. Ho messo ordine. Sì, grazie. È già qualcosa. Senta, per quanto riguarda Mafara Salvatore, Mafara Francesco. Sì. Lei cosa sa? Io so che erano della famiglia di Brancaccio, anche se non li ho conosciuti, forse li ho conosciuti ragazzini. Conoscevo lo zio di questi Mafari, Giuseppe Di Maggio. Ma da adulto ho saputo che facevano parte della famiglia Brancaccio, cioè dello zio. Ok. E di Contorno Antonino cosa sa? Contorno Antonino era un uomo d'onore degli anni 50, 40 e che poi per la disfunzione della famiglia, che c'era una famiglia in una borgata di Palermo, non è stato più chiamato da nessuna famiglia. Quindi non faceva parte di nessuna famiglia. E questa famiglia soppressa qua? È una strada di borgata verso i Brancacci, Ciaculli, che in questo momento non ricordo la strada. Credo Giafari. Via Giafari. Via Giafari, credo. Sì. Via Giafari. Quindi la famiglia di Via Giafari, che è stata soppressa e Contorno Antonino non è stato più preso in nessun'altra famiglia, ho capito bene? In nessuna famiglia. Sì. Nel suo interrogatorio lei ha parlato di Chiaracane Pietro. Sì. E l'ha indicato come? Quale famiglia? Corso dei Mille. Aveva qualche particolare, era rappresentante? Era rappresentante. Poi ha anche detto che altro Chiaracane, imputato a Catanzaro, non era uomo d'onore. È in grado di chiarirci un po' il nome di quest'altro Chiaracane? Conosco solo il nome processualmente, ma che a me mi risulti di essere uomo d'onore, a me non risulta. Per mia conoscenza no, questo coimputato a Catanzaro. Lei a Catanzaro mi pare che non era presente. Sono stato presente, in appello. In appello? Sì. E ha avuto modo di incontrare quest'altro Chiaracane? No, non credo. Forse era presente, ma io non lo conosco. Comunque non era il Chiaracane Pietro indicato come rappresentante del Corso dei Mille? No, quello lo conoscevo. Quello se fosse stato quello l'avrei conosciuto. E il capo della, il rappresentante della famiglia di Corso dei Mille chi era? Attualmente credo che Marchese. Marchese come? Melinciano, non so altro. Marchese so. detto Melinciano. E perché l'ha detto Melinciano? Non lo so, forse era bassino, scuro, chiattone, non lo so. Non so. So che invece di dire Marchese si diceva solo e semplicemente Melinciano. Sa se è ancora vivo Marchese? Credo di no. Comunque non ho certezza se è vivo o morto. Ma propendo, no. Da chi questa... Dai loro stessi amici. Dai suoi amici stessi. Sarebbe della stato... famiglia? Della famiglia? Amici? Amici della... intendo dire il gruppo Corleonesi. Allora, lo schieramento. Allora ex amici, se erano ex amici, dico, se hanno fatto quello che, se avessero fatto quello che lei ipotizza. No, ma lui, scusi, chiarisca, lei pensa che sia stato soppresso dalla mafia vincente o sia stato soppresso per altri motivi? No, io credo che sia stato soppresso dalla mafia vincente, no. Perché era molto cresciuto e quando si cresce molto bisogna potare gli alberi. E lo Iacono Giovanni lo conosce? Sì, è nella famiglia di Corso dei Mille, fratello di Pietro Loiacono. Che è in un'altra famiglia? Che è un'altra famiglia. E come l'ha conosciuto lui? Tempi lontani. Che attività svolgeva? Nei tessuti, come il fratello.
aveva un negozio, un'attività? Guardi, il negozio che ho conosciuto l'ho conosciuto a tutti i fratelli in una via, in una traversa della via Macqueda. Che fosse uno dei fratelli o che fosse tutto dei fratelli, non so. Senta, Marchese Pietro? Marchese Pietro non l'ho conosciuto. Non l'ha conosciuto, ma sapeva a quale famiglia appartenesse? Io sapevo che apparteneva al Corso dei Mille, ma sembra che non sia così, però devo dire quello che era a mia conoscenza. Tante volte nel corso di questo interrogatorio succederà di non assegnare alla famiglia, specialmente per me sarà una piccola confusione fra la famiglia Re Sultano e San Lorenzo. Ma perché non si chiede? Sì, cosa, ma a quale famiglia appartiene? Si, avviene questo nel periodo del tempo, con la conoscenza che si sa con sicurezza a quale famiglia si appartiene. Capito. Che era un uomo d'onore, indubbiamente. Ma i motivi della sua uccisione in carcere? L'amicizia con Inzerillo, è perché cognato di Giovannello. Vitale Leonardo, lei l'ha conosciuto? No. Ha saputo qualcosa di lui? Ero in carcere quando è stato, quando ha avuto la crisi qua a Lucerdone, e ho saputo che lui ha fatto delle dichiarazioni, ho letto i suoi verbali, perché essendo nella stessa cella con Franco Scrima avevo occasione di leggere quello che Leonardo Vitale aveva dichiarato. Tutti, anch'io, in quell'epoca eravamo in apprensione per quanto lui aveva dichiarato. Perché, malgrado frammista a qualche cosa che inquadrava bene nel senso del tempo, molte verità erano vere. Quindi ha molte cose dette da lui erano vere. Perché è stato ucciso? Proprio per aver detto quelle verità. Ma anche a distanza di tanto tempo? Ah, ma la mafia ha una scadenza. Una scadenza. Quindi una volta deciso non ha importanza? Si può fare nel tempo. Però lei aveva dato delle indicazioni su una operatività, nel senso che si dà un incarico. In questi casi che nel tempo si dà, l'organizzazione di una cosa del genere, come ma avviene? Ci possono essere degli impedimenti che costringono, si può essere in carcere, si può essere lontano dalla città dove si può agire, ma il tempo, quando dici, sai, è andato in libertà, è arrivata l'occasione, l'hanno ucciso, anche perché il momento era per dare l'esempio a chi aveva qualche cosa da dire sul conto della mafia, e il momento era adatto. Leonardo Vitale era un esempio per io sentire sulla pelle che si può morire, come se io non lo sapessi. Io lo so perfettamente che sono un segnato per morire, non temo, assolutamente non temo, ho già vissuto abbastanza per passare dall'altra parte, ma è un avvertimento. Signor Buscetta, ti firmiamo questo, ti mandiamo a Leonardo Vitale, lo hanno fatto con mio cognato, una persona innocua, indifeso, inerme. Ecco perché cambiano i concetti della mafia, mi scusi se... no, ma perché ecco... prima le cose si svolgevano fra di noi, il fatto era personale, il fatto è tu Tommaso Buscetta hai sbagliato, tu paghi, arriverà il momento che pagherai, ma adesso si pagano anche chi non ha colpa e niente. Su questo effetto intimidatorio generico delle azioni
della famiglia, dell'organizzazione. Avveniva anche con personalità istituzionali, poteva esserci questa nuova mentalità o no? Guarda, per quello che ne sa lei. Per gli esempi miei devo dire sì. Per gli esempi miei devo dire sì. No, io ho affrontato, è ormai noto a tutti, la guerra di mafia del 1963, dove sono successe tanti morti. I miei figli andavano a scuola. Cavataio era un perverso, Cavataio era un assassino, ma non pensò mai di disturbare un familiare mio, né di altri. Cavataio, se poteva, cercava me, mi ammazzava me, ma non pensò mai di fare un atto del genere nei confronti di qualsiasi dei miei familiari o di altri avversari a lui. Quindi questa delle vendette trasversali è una novità, allora? Assoluta, assoluta. Così pure della uccisione di uomini che rappresentano... Lo Stato. Lei va a guardare negli anni, non era mai successa una cosa simile. Non era mai successa. E la mafia esiste da secoli. Non è una cosa moderna che si è creata ieri o si è creata negli anni 40. Non è mai successa una cosa simile. Io ricordo che fu ammazzato, e si parlava tanto nella mafia, un poliziotto a nome Petrosino. E fu un evento, anche se io non ero nato, io conosco solo... Non si parlava con un certo piacere di una cosa simile, perché in altri termini si ragionava, la legge è all'altra sponda, noi siamo da questa sponda, loro ci combattono, noi cerchiamo di difenderci, ma senza mai andare oltre questa difesa preventiva che aveva la mentalità mafiosa. E quindi l'omicidio di Scaglione, del procuratore capo della Repubblica di Scaglione, in quel periodo aveva questo carattere, oppure era un altro discorso? Io non saprei definirlo l'omicidio di Scaglione, perché, ma comunque è l'inizio di una serie di attentati contro lo Stato, di attentati terroristici, non mafiosi. Ma si era a conoscenza da parte dell'organizzazione che ci sarebbe stata una risposta da parte dello Stato e non si temeva questa risposta? L'organizzazione in quell'epoca non era un'organizzazione già formata, era in embrione, era una cosa che cominciava a formarsi, perché a dire del Badalamente, se è vero, ma io credo che un uomo d'onore non mentisce su queste cose. Lui non lo sapeva. E anche il Bontadi stesso non sapeva dell'esecuzione del giudice Scaglione. E tutti gli altri omicidi, da Boris Giuliano, Mattarella e così via. L'organizzazione lo sapeva. Era costituita. Prevedeva anche una reazione che avrebbe saputo fronteggiare. Non solo le loro intelligenze che cosa partorivano su questo proposito. Beh, torniamo ai nomi. Lei ha parlato anche nel suo interrogatorio di Francesco Buonura. Sì. Allora vorrei un po', siccome i termini non erano molto precisi, vorrei che lei ricordasse. Credo che rimangano imprecisi, perché io non lo conosco Francesco Buonura. Io so che Francesco Buonura era il vice capo di Giuseppe Inserillo, dell'uditore. Quando l'ha saputo e da chi? L'avrò saputo da Inserillo, l'avrò saputo dello stesso Giuseppe Inserillo, non ricordo come, ma sapevo che era il vice capo. Altre cose non so. Può ricordare in che periodo può averlo saputo? Nell'80. 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 Non posso sbagliarmi per questo. Ma la considerazione che era diventato reggente della famiglia è una sua considerazione? No, è una considerazione che viene da Badalamente, non è una considerazione mia.
perché io so che almeno nei riguardi di Giuseppe Inserillo non ci sono dei provvedimenti, a meno che non cerchi di vendicare il figlio. Se Giuseppe Inserillo è vivo o meno, io questo non lo so, ma io so che a reggenza, al posto del Giuseppe Inserillo, sia andato il Francesco Bonora. Se è vero, non lo so. Questo gliel'ha detto Badalamenti. Badalamenti, sì. Della reggenza, perché della è un fatto più recente. È un fatto più recente. In quell'epoca il rappresentante era Giuseppe Inserillo. Sì. Lei sapeva che il Bonora era stato coinvolto in un omicidio? Non sapevo, no. So adesso. L'ha saputo dai giornali? Dai giornali, sì. Quindi non ha nessuna notizia? Nessuna notizia. Buscemi Salvatore? Sì. Quale famiglia apparteneva? Passo di Ridigano. Era il vice capo di Salvatore Inserillo. Sembra, a dire di Salamone o Badalamente, che sia diventato il reggente della famiglia di Passo di Ridigano. Se lo sia ancora non lo so. Sansone Rosario. Sansone Rosario non lo conosco personalmente. So che faceva parte della famiglia di Inserillo, ma non lo so, non l'ho mai incontrato. Saputo sempre nelle medesime condizioni? Sì, ma questo Sansone Rosario dovrebbe essere di una certa età, e quindi lo so da altre fonti, anche prima dell'80. Sì. E Inserillo Santo? È il fratello di Salvatore Inserillo. E anche, lui? Anche lui faceva parte. Questo l'aveva saputo da Inserillo? O no, da... no, l'ho visto personalmente. Lo conosce, l'ha conosciuto personalmente. Questi facevano parte della famiglia di Passo di Riga. Ma c'erano anche i Di Maggio in questa famiglia? Rosario e Calogero. Il Rosario prima era il rappresentante lui e anche faceva parte della commissione. Poi venne sostituito da Salvatore Inserillo, che sono suoi zii, credo da parte materna. Diciamo, questa sostituzione di Inserillo allo zio Di Maggio è avvenuta con quelle procedure che lei ha descritto? Per anzianità. Per anzianità. Quindi io le dico, l'elettività, questa democraticità nell'ambito della famiglia che lei ha annunciato, sì, è una cosa veramente esistente? Questo triennio di carica e poi si rinnovano le elezioni, o è una cosa che lei riferisce a tempi? No, credo che sia stato eletto con elezione regolare, ma come in tutte le elezioni si va anche con elezioni pilotate, e quindi si è eletti. Naturalmente l'appoggio dello zio in questi casi, il gradimento, cioè, è il del gradimento capo. È... Ho capito. Di Anselmo Rosario mi pare che abbiamo già parlato per quella sua vicenda sentimentale a cui lei si è opposto. Quindi, ma finì per passare alla noce dopo la risistemazione delle famiglie. Quindi era a Porta Nuova? Dopo la risistemazione passò alla noce. Mazzara Gaetano. Mazzara Gaetano è uno della noce che risiede stabilmente a New York. Lei mi pare che aveva già accennato ieri a queste... Mazzara Gaetano risiede stabilmente negli Stati Uniti, sa da quando? Da molto tempo, credo negli anni 60 risiede negli Stati Uniti, perché io l'avevo già conosciuto negli Stati Uniti, questo Gaetano Mazzara, e non era uomo d'onore. Allora sa quando... Io credo che sia stato fatto uomo d'onore intorno al 78, in un viaggio apposito dagli Stati Uniti per essere fatto uomo d'onore.
quindi ci dovrebbe essere un riscontro di questo viaggio di Mazzara Gaetano dagli Stati Uniti a Palermo, nel corso del quale sarebbe avvenuto questo ingresso nella famiglia di Mazzara Gaetano. Io non lo so. Un attimo. La cabina di registrazione, aumenti il volume. Adesso riproviamo. Sì. Quindi ha detto nel 1978 per quattro, ed era in funzione di qualche attività della famiglia o questa nomina di una persona? Ieri già avevamo accennato in generale. Era in funzione, secondo me, di avere delle basi più certe negli Stati Uniti per il traffico degli stupefacenti. Sciarratta Giacomo lo conosce? Sciarratta Giacomo è morto, faceva parte della famiglia Noce. Sciarrabba, giusto? Sciarrabba? Giusto Sciarrabba. Cioè Ino Picon, Ino Sciarrabba. Noi abbiamo due imputati, Calcedonio Sciarrabba e Giusto Sciarrabba. Noi abbiamo chiarito quell'equivoco di conoscenza tra Giusto Picone e Ino Sciarrabba. Io Giusto Sciarrabba non lo conosco. Se si parla di Ino Sciarrabba lo conosco personalmente. E come facente parte di quale famiglia? Della Noce. E Calcedonio Sciarrabba lo conosco personalmente, facendo parte alla Noce. Fratello? No, credo che siano cugini. Lei ieri ci ha parlato di Milano Nicola come facente parte della famiglia di Portanova. Sì. Sa di altri familiari del Milano che fanno parte? Del figlio, Nunzio, che fa parte della famiglia di Portanova. Come lo sa? Mi è stato detto nel 1980 che faceva parte della nostra famiglia. Sempre da può darsi anche dello stesso Calò. Rizzuto Salvatore e Lopessi Salvatore. Sì. In quale famiglia facevano parte? Portanova. Ma lei non li conoscevo, li ho conosciuti al mio ingresso a Luciardone. E sapeva se avevano fatto qualche azione delittuosa? Abbiamo parlato ieri ne abbiamo detto la spedizione di Castelfranco Veneti.